Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo nel primo video di Dragon Ball What If. Scusatemi innanzitutto per il ritardo, dato che questo episodio sarebbe dovuto uscire venerdì scorso, ma ho perso i file del video e l'ho dovuto rieditare. Questa serie è una serie molto particolare, infatti innanzitutto abbiamo cominciato con la mia storia, ma nei prossimi episodi faremo delle storie più corte create da voi. Potete mandarmi le vostre storie su Telegram o su Discord, trovate i link qui sotto in descrizione. Detto questo, spero che il video vi piaccia, buona visione. In questa realtà Bardock ha creduto alle visioni avute in seguito all'uccisione dell'uomo misterioso sul pianeta Kanassa. Durante la missione, appena avuta la visione, decide di tornare sul pianeta Vegeta e di avvisare il re. Arrivato al cospetto del re, appena Bardock racconta la visione, tutti ridono. Il Saiyan, che non può permettersi di perdere tempo, sfida re Vegeta per prendere il ruolo di re. Fra il re e Bardock si frappone Jerkin, ma Bardock che dice che sta sfidando il re, non lui. Il re accetta e si scaglia subito contro Bardock. Bardock para con facilità tutti i suoi colpi, poi assesta un pugno molto potente e lo finisce con una combo devastante. Il re viene sconfitto senza nessuna difficoltà da parte di Bardock. Così i Saiyan sono costretti a seguirlo, essendo lui il nuovo re. Con un piano ben architettato e la trasformazione in grande scimmia da parte di tutti i Saiyan, Freezer viene disintegrato insieme ai suoi alleati prima di trasformarsi. Nel frattempo Goku è già arrivato sul pianeta Terra. Passano tanti anni e succede ciò che tutti noi sappiamo. Con la differenza che qui i Saiyan sono ancora in vita. E come stabilito da Bardock, attaccheranno i pianeti insieme, non più a squadre. Nell'anno 761 Raditz arriva sulla Terra, con lo scopo di capire cosa sta succedendo, dato che il pianeta non è stato ancora conquistato. Arrivato sulla Terra, Raditz rapisce Gohan, il figlio di Goku. Quest'ultimo si allea con Piccolo per sconfiggere Raditz. Il fratello, durante lo scontro, dice a Goku di essere suo fratello e che Goku fa parte della razza dei Saiyan. All'inizio Raditz subisce qualche colpo dal duo, solo che quest'ultimo non sta facendo sul serio. Infatti, Raditz s'arrabbia e malmena brutalmente Piccolo. Quest'ultimo, finito in disparte, carica il suo cannone dell'anima speciale per finire Raditz. Nel frattempo Goku affronta suo fratello Raditz, subendo molti danni. A un certo punto Goku afferra Raditz e lo immobilizza, dando l'opportunità a Piccolo di uccidere Raditz, sacrificando Goku che muore insieme al fratello. Bardock, 6 mesi dopo, scopre la morte del figlio. Nei successivi 6 mesi decide di attaccare la Terra. Nel 762 il pianeta Terra viene attaccato dai Saiyan. Quest'ultimi cercano prima di tutto Goku, o per meglio dire Karot. Distruggono delle città per far uscire i Saiyan allo scoperto, non sapendo però che quest'ultimo è morto. Un anno prima, Goku viene raggiunto dal Supremo, in Paradiso. Quest'ultimo gli riferisce che, allenandosi con il leggendario Re Kaio del Nord, sarebbe diventato molto più forte. Quindi il Saiyan si allena da Re Kaio per un anno. Lì impara il Kaioken e la sfera Genkidama. Appena gli amici di Goku vedono che il pianeta è sotto attacco, evocano il Drago Sherron e fanno resuscitare Goku. Nel frattempo che Goku raggiunge i suoi amici, questi ultimi vengono raggiunti dai Saiyan. Nel momento che vengono attaccati, Bardock ha la visione di un guerriero dorato molto somigliante a lui, che uccide un gran numero dei Saiyan. Bardock ordina a questi ultimi di fermarsi, ma molti, non sentendo il suo ordine, continuano ad attaccare i terrestri. I terrestri provano a difendersi con tutte le loro forze, lanciando i loro colpi migliori, ma vengono picchiati dai Saiyan e colpiti fino ad essere uccisi. In quel momento Goku arriva e vede prima di tutto il corpo di suo figlio morto, poi vede in lontananza i cadaveri di Piccolo, Krillin, Tien, Jaozi, Yamcha e Muten. Goku vede tutti i suoi amici morti, inoltre si ritrova davanti all'intera armata dei Saiyan. Per Goku è un incubo vero e proprio. Ad un certo punto il Saiyan, pervaso dalla rabbia, stringe pugni. Nel frattempo il cielo si annuvola e cadono dei fulmini attorno a lui. Goku chiude gli occhi e pensa ancora una volta a tutti i suoi amici.
dopo un minuto di pura rabbia e di pura tensione, diventa il leggendario Super Saiyan. In questo stato Goku non ha tanto controllo e non ha neanche tanta cognizione, infatti fa una vera e propria carneficina di Saiyan. Tra questi Saiyan vengono uccisi molti Saiyan importanti, fra cui Nappa, Gine, Tarles, Jerkin e l'ex Re Vegeta. Bardock, vedendo i suoi alleati più importanti e sua moglie Gine morire davanti ai suoi occhi per mano del suo stesso figlio, e dopo aver capito che non può neanche fare niente per fermarlo, stringe i pugni, li sbatte per terra numerose volte, urlando di essere un re incapace, non essere in grado di proteggere i suoi sudditi e soprattutto di non essere stato in grado di salvare sua moglie. I capelli di Bardock diventano dorati e a un certo punto dal suo corpo viene emanata un'aura dorata molto potente. Pure Bardock divenne un Super Saiyan. Bene a poco si sarebbe consumato uno scontro epocale padre e figlio. All'inizio Goku viene colpito ripetutamente da Bardock, che al momento era più forte. Durante lo scontro Bardock urla a Goku che aveva ucciso sua moglie, che non era altro che la madre di Goku. I Saiyan, fermandosi un attimo a causa della confusione generata dalle parole del padre, viene colpito in faccia da un pugno potentissimo da parte di quest'ultimo. Successo ciò, Goku si calma e inizia a controllare il Super Saiyan. Approfittando di questa calma, Goku decide di trasformarsi in una forma ulteriore, ovvero il Kaioken. Goku grida Kaioken e moltiplica per 2 la sua potenza, col Kaioken per 1. Con questo potenziamento il Saiyan quasi raggiunge Bardock, che viene messo in difficoltà da Goku. Bardock decide di fare sul serio e torna tutto come prima. Bardock malmena Goku, nonostante il Kaioken, e Goku non riesce a fare molto. Goku, pensando a ciò che stava succedendo, ma restando calmo, decide che non è tempo di limitare il suo potere e decide di dare il tutto per tutto utilizzando il Kaioken per 10, nonostante sia un rischio vero e proprio per la salute dell'utilizzatore. In questo stato Goku si scaglia su Bardock, malmenandolo con dei colpi molto potenti. Poi Goku utilizza dei colpi potenziati dal Kaioken, tra cui un impeto e una Kamehameha. Goku, capendo che Bardock è suo padre, decide di stordirlo con una Kamehameha molto potente, ma non a tal punto da ucciderlo. I Saiyan sono la razza di Goku, quindi decide di risparmiarli. Entrambe le fazioni hanno perso molto in questa battaglia. Infatti, tra i terrestri Goku è rimasto l'ultimo in vita, e fra i Saiyan più della metà sono stati sterminati, tra cui è stata uccisa pure la regina. Quindi Goku, a risveglio di Bardock, decide di stabilire una tregua con suo padre. Anzi, più che altro, un'alleanza. E promette di risparmiare i Saiyan se lo avessero aiutato a resuscitare tutti. Bardock ordinò ai suoi sudditi di ascoltare suo figlio e di fare ciò che diceva. Bardock per un secondo si mise ad ascoltare Goku, che gli ha proposto di cercare un modo per resuscitare tutti quanti. Goku ad un certo punto ricorda che le sfere del drago della Terra non sono più utilizzabili, dato che Junior è morto e di conseguenza pure il Supremo. Quindi tutto sembrava perso. Però un jet della Capsule Corporation arriva sul campo di battaglia. Da esso scesero Bulma, Popo e Karin. Karin diede a Goku un senso per curarlo. Popo invece parlò a Goku delle sfere del drago sul pianeta Namek. Bardock sorrise e disse a Goku che il pianeta Namek era stato conquistato e che i Saiyan hanno rubato delle sfere arancioni con delle stelle su di esse. Goku disse a Bardock che quest'ultime erano le sfere del drago e che dovevano essere usate immediatamente per riportare tutti in vita. Goku si diresse verso la nave Saiyan, intimando al padre di muoversi e ripartire alla volta del pianeta Namek. Quindi, insieme a Bardock, decise di partire alla volta di questo pianeta per salvare i suoi amici, la sua razza, sua madre, ma soprattutto suo figlio. E così ragazzi si conclude il primo episodio di Dragon Ball What If. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo What If e di questa serie. Fatemi sapere se avete delle idee particolari per un prossimo What If. Potete mandarmi le vostre idee sul gruppo Discord o sul gruppo Telegram che trovate qui sotto in descrizione. Trovate qui sotto i vari link in descrizione, il Patreon per supportarmi, i canali amici, i canali dei grafici, i canali dei Deridos. Lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi e condividete il video se vi va. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!